Podcast, come dice il nostro mitico YouTube, anche io. È una bella mattinata, ieri, l'altro ieri, due giorni fa ha piovuto e stamattina colgo l'occasione per andare a raccogliere gli ultimi cachi che sono rimasti sull'albero, fare qualche servizietto approfittando del bel tempo. Ah, molte sono state le critiche, non è vero, io c'ho gli haters, non è vero, su alcuni termini che ho utilizzato nel precedente video dell'ulivo, i succhioni, i polloni e i frullici. Sì, dicesi frullici, tutta la sterpaglia, la ramaglia che nasce sotto la pianta, intorno alla pianta, è fastidiosa per il fattore. Se invece i polloni, i succhioni, sono quei rami della pianta stessa che succhiano energia vitale e ostacolano la crescita della pianta, tolgono linfa ai frutti. Insomma, questo è. Intanto, io questa cosa l'ho precisata, perché poi dici tu sei ignorante. Sì, io sono un po' ignorante, non è che sono proprio questo grande contadino. Detto questo, adesso ci andiamo a arrampicare sull'albero e vedremo di recuperare quanti più frutti possibili. Vedrete poi, tra l'altro, che colori meravigliosi. Stamattina abbiamo due strumenti, la cassetta, una busta. Venite con me, forza. Eccoci qua. Questo è uno dei miei due alberi di cachi, come potete vedere, pieno. A grappoli proprio, questo li raccoglierò senza l'ausilio della scala, perché riesco ad arrivarci tranquillamente. Andiamo alla raccolta, forza! Ho dimenticato un altro oggetto, io faccio sempre così, del resto, come dice mia madre, chi te ne mala capa, datene buon upeto. Questa è. Devo andare a prendere le forbici, che pensavo di averle prese, invece non ce l'ho. Mo le vado a prendere. A tra poco. Le forbici non le ho trovate, mannaggia Cipinella, perché probabilmente mia moglie l'ha usata e chissà dove l'ha lasciata. Ah, comunque c'è un coltello e questo è già molto più che sufficiente. Ecco qua, comincia. In realtà con le forbici è tutto più comodo. Ma... un albero di cachi misti, puoi trovare il caco questo qua che te lo puoi mangiare mollo e puoi trovare anche il caco vaniglia. Lo si riconosce attraverso una sorta di piccolo disco con la ragnatela che si crea proprio in fondo qui nel culetto del cachis, tipo questa, però qui. Ok, il caco è il caco vaniglia ed è ottimo, te lo puoi mangiare subito. Se dopo lo trovo me lo mangio, prima ve lo faccio vedere e poi me lo mangio. Vabbè, continuiamo a raccogliere. Questo potrebbe essere un caco vaniglia, mo lo assaggio a mio rischio e pericolo. È buono, me lo mangio, se non è buono avrò come se avessi mangiato un francobollo. Chi è che non ha mangiato un francobollo nella vita? Eh? Se non hai mangiato un francobollo, tu guardami, se non hai mai mangiato un francobollo, non sei una persona normale. Forse è buono. Mamma mia, è buonissimo, ottimo. Vedete? Come dicevo, questo è un caco vaniglia eccezionale, eccezionale, dolcissimo. Mamma mia, non potete immaginare che roba è. Sembra di mangiare una pizza di zucchero. Mamma mia, che buono. Naturale, acqua, qua c'è solamente acqua piovana, acqua. Vabbè, me lo mangio e dopo riprendo.
chiudo. Sempre la mia fidanzata Minou, eccola là, che come tutti i gatti cammina sopra i tetti. Adesso arriverà qua e mi farà le fusa. Continuiamo a lavorare. Intanto mi sono acceso la radio. Il caco è un frutto tipicamente autunnale, conosciuto come loto, loto del Giappone o anche come mela d'Oriente. E nonostante abbia un nome che qui in Italia ci fa ridere, ha una storia millenaria che affonda le origini nella notte dei tempi. L'albero dei cachi era chiamato anche come albero delle sette virtù, che secondo una leggenda erano longevità, l'ombra, mancanza di nidi, assenza di tarli, il verde delle foglie, la resistenza al freddo e la creazione del concime con i frutti caduti. Nel 1945 è stato nominato come albero della pace perché pare che due alberi di cachi fossero gli unici esseri viventi a sopravvivere allo scoppio della bomba atomica. Tra l'altro il caco è stato menzionato da Omero nel nono libro dell'Odissea, quando Ulisse approdò presso l'isola dei lotofagi, mangiatori di loto, con 9 giorni di tempesta. I lotofagi offrirono loro ovviamente questo dolce frutto, unico loro alimento, che però aveva la caratteristica di far perdere la memoria. Per cui Ulisse dovette imbarcare velocemente i compagni a forza e prendere subito il largo per evitare che tutto l'equipaggio, cibandosi di loto, dimenticasse la patria e volesse fermarsi per sempre su quella terra. Originariamente nasce nelle cassette, poi dopo i contadini la prendono e la vanno a mettere sopra gli alberi per far vedere, insomma, ai turisti che camminano nella zona. Questa è la verità. Io adesso sto facendo finta, in realtà già era nata nelle cassette, l'ho presa e l'ho attaccata. Ora per farvi vedere l'ho attaccata sopra qua. Il caco in napoletano è detto anche Alegna Santa, perché pare che una volta aperto si può scorgere all'interno del frutto una caratteristica immagine di Cristo in croce. Invece in Sicilia si considerava sacro il seme, in quanto esso, spaccato a metà, mostra il germoglio della nuova piantina, che assomiglia a una mano bianca, esile, fragile, ritenuta alla Manuzza di Maria, la Manuzza da Virgini. Molti sono gli effetti benefici: è energizzante, è rivitalizzante, combatte il colesterolo, è utile per chi soffre di gastrite, rafforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C ed è anche amico della pelle, perché praticamente con la polpa del caco possono fare dei trattamenti di bellezza. È antiossidante, antinfiammatorio, regolarizza il sistema digestivo, abbassa la pressione sanguigna per il potassio che contiene e fa bene anche al cuore. Insomma, il cachis è un grande frutto. Avvertitamente ho praticamente messo un piede sul cellulare perché l'ho lasciato a terra e questo è il risultato: un vetrino appena cambiato. Mannaggia la miseria, mannaggia. E io, mannaggia la miseria, mi piace. 80 euro per questo vetrino buttato, ma l'ho buttato. Ad esempio, una cosa che non ho ancora imparato, ma cerco di imparare, ma mi sbaglio sempre, è praticamente organizzarsi il lavoro, perché per lavorare nella campagna, ma come per lavorare in generale, bisogna avere tutti gli strumenti a disposizione nel momento giusto. Mo io ho rotto il cellulare perché non avevo tasche dove metterlo. Invece mi sono ricordato che avevo questa giacchetta, non so se si vede perché sono contro luce, questa giacchetta, che è una giacchetta verde apposta da pescatore, che uso quando vado a pesca, apposta per metterci il cellulare, appunto le chiavi del trattore, eccole qua, che mo le metto qua, eccetera eccetera eccetera. Ho trovato diverse poesie sui cachi e sono rimasto anche abbastanza sorpreso perché non me l'aspettavo. Una in particolare mi ha colpito, di Giuseppe Amato. Sono rimasti penduli segni di matura bontà sul caco, in fondo alla fascia, in alto, non colti, i
cachi rimangono a contrappunto tra cielo e terra, pizzicati da puntuti becchi d'uccelletti stanziali, altalenato assalto da esili rami. Dolcezza autunnale. Queste intanto sono le gallinelle che stanno qua pronte, perché lo sanno, ogni volta che arrivo ci do sempre qualcosa. Eccola là, che è? Che vuoi? Guarda come guarda. Ciao, salute. L'unico frutto dell'amor, caco vaniglia, caco vaniglia. L'unico frutto dell'amor, caco vaniglia del mio cuor. Ma poi alla fine tutti questi cachissi, ma chi se li mangia? Io non certo, cioè io una volta ne sono mangiato 1 chilo, 2 chili, 3 chili, 4 chili, 5 chili, 10 chili. C'è una vecchia leggenda celtica che dice che sugli alberi di mele, a fine raccolto bisogna lasciare su ogni albero una mela, perché poi la notte arriva l'omino del melo, mangia la mela e in virtù dell'omaggio lasciatogli fa sì che l'anno successivo ci sia un ottimo raccolto. Ed ecco qua il risultato di questa mattinata. Sono solo 3? No, in realtà ce ne sono altre, più altre 3 che ho fatto la settimana scorsa. Guardate quanto sono belli, quanto sono belli questi cachi. Abbiamo fatto una bella raccolta. Eccole qua, qua, qua. E per oggi è tutto. I cachi sono stati raccolti, adesso verranno un po' regalati ai miei parenti, amici vari, qualcuno pure un po' come lo vendo, però così ammacchiato, non lo dite a nessuno. E soprattutto molti andranno a finire in un'ottima marmellata che la utilizzeremo per tutto l'inverno per fare torte, tortarelle e soprattutto per metterlo sul pane. Io sono Peppe Fonso, un attore teatrale, in questo caso è un fattore, e se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi, se invece non vi è piaciuto come al solito fatevi i fatti vostri. Ci vediamo alle prossime puntate di Fattore, oppure c'è sul mio canale, dall'altra parte, ci sono altri 2 format, Incontri Straordinari e Satiricon. Non avete altro che l'imbarazzo della scelta. Mi raccomando, seguitemi, ciao!